con Piero Pipoli, agente di polizia municipale qui a Monopoli, ma in realtà lui ha una grande passione non solo per lo sport, ma per le divise d'epoca. Siamo nella... che sala è questa? Questa è la sala delle riunioni. Sala riunioni del Comune di Monopoli. Come vedete alle nostre spalle stanno le divise di questa mostra che resta aperta fino al 27 di aprile. Probabilmente quando vedrete questo filmato la mostra sarà già chiusa, però noi insomma facciamo vedere un po' che cosa, che raccolta è, chi ha messo insieme questi cimeli, perché non sei solo in questo lavoro. No, questo diciamo è un lavoro posto in essere da parte della mia associazione ed è quella di Ugo De Carolis, dove abbiamo un pezzo molto importante che è l'uniforme dello stesso De Carolis, ucciso durante l'eccidio delle Fosse Ardeatine nel 1944. Quindi ringrazio pubblicamente l'amico Marco Arena che ha posto diciamo, in essere questa collaborazione con me per la realizzazione di questa mostra sulla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, andiamo a vedere questa divisa, dov'è per esempio più conduci, ecco, andiamo a vedere un po'. Le Fosse Ardeatine, ricordiamo, una brutta pagina della storia italiana, nel senso che furono i nazisti a fare questa, trucidare, non mi ricordo il numero, 300. C'erano anche dei pugliesi messi lì in queste cave ardeatine e dopo averli uccisi con un colpo di pistola alla testa, delle bombe a mano e così cancellarono tutto. Sotto il maggiore Ugo De Carolis, il maggiore dei carabinieri, ucciso, e il figlio Enrico, il quale ha dato la disponibilità dell'uniforme del papà all'associazione, a lui intitolata Ugo De Carolis, ha voluto esporla qui oggi a Monopoli in questi 3 giorni. Ecco, perché spesso queste storie si pensa siano delle storie fantastiche, legate al passato, che non ci riguardano, ma in realtà qui c'è gente che ha sofferto e ha dato la propria diciamo, vita, tutto sommato, per la patria. Vediamo qualcosa, certo alle nostre spalle c'è tutta la mostra, come vedete, che è da visitare. Siamo al Palazzo di Città di Monopoli, Comune di Monopoli. Cosa dire alla gente che si avvicina a questo tipo di mostre? Beh, l'unico diciamo, consiglio che si può dare, che poi diciamo, è quello che da anni cerco di trasfondere alle persone, è quello di ricordare i propri cari e di non buttare, diciamo, perché sostanzialmente molte volte questi pezzi storici che oggi riusciamo a vedere qui in mostra, molte volte io li raccolgo anche dai bidoni dei rifiuti. Quindi quello che diciamo io chiedo anche alle persone che mi fanno domande durante questa giornata, chiedo di almeno donarle affinché io possa poi eseguire uno studio del loro caro, del militare, come ce ne sono 4 di cui sono riuscito a recuperare l'intera storia. E poi, come nel caso di Ugo De Carolis, lì si fa un manifesto dove viene pubblicata la sua storia, così riusciamo tranquillamente a portarlo e a trasfondere le nuove generazioni. Ecco, grazie. Tra l'altro qui alle spalle c'è un'altra divisa molto particolare. Questa che cos'è, per esempio? L'uniforme da carrista. Sono belle cose. Ecco, qualcuno ha bollato questa mostra per una mostra per nostalgici. In realtà è un pezzo di storia, non dobbiamo fare tanto gli schizzi nostri. Beh, di nostalgici qua praticamente non può essere paragonata a una mostra di nostalgici per un semplice motivo, perché qui sono esposte solo ed esclusivamente uniformi del Regio Esercito e della Regia Marina, e quindi diciamo le forze armate che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e poi, come abbiamo detto, abbiamo citato più volte, il maggiore Ugo De Carolis, che è stato trucidato dai nazifascisti nel 1944. Quindi tutto può essere tranne che un'apologia del fascismo. Io ho tra l'altro uno zio Saverio Cazzorla, che con un altro bel gruppo di ragazzi, purtroppo l'8 settembre del 1943, il 7 settembre del 1943, un giorno prima dell'armistizio, l'ultimo sommergibile a essere colpito dagli inglesi, insomma, non c'era ancora l'armistizio, quindi era ancora guerra purtroppo, è l'ultimo sommergibile della Regia Marina che è stato affondato. Grazie Piero per questo contributo tuo e delle altre associazioni che hanno organizzato questa bella mostra qui, Monopoli.
Comune di Monopoli.